Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio nuovamente parlare di Amstream Arcade perché ormai ho capito che è al martedì pomeriggio che aggiornano i giochi del catalogo e sono appunto disponibili due nuovi titoli, tra cui uno molto ma molto interessante. Perciò partiamo da quello meno interessante, almeno per me, perché non lo conosco, e vediamo un po' di scoprire di cosa si tratta. Questo Loadrunner 2 The Bungling Strike Back. Non so se l'ho pronunciato bene, in realtà mi sa di no. Il primo gioco era uscito nell'83, questo invece appunto è il secondo. Vediamo un po'. Proviamo la versione, tra l'altro, arcade. Ok, cioè, particolare come il personaggio abbia le chiappette belle scolpite, sembra Snake in Metal Gear Solid 4. Inseriamo le monete, partiamo. Ecco, già ho sbagliato. Allora, mi sa che avevo provato il primo. Tra i giochi casual che avevo scoperto che avevo. Perché bisogna fare in modo. E poi loro escono, e questo è il casino. Che tu riesci anche a passare. Perché poi se cadi nel buco è la fine. Fine. Ecco, questo è un tipo di gioco che deriva anche da Super Mario, meglio da Donkey Kong, in cui devi riuscire a trovare il modo. No. Di prendere in questo caso tutti i tesori. E bisogna per forza. No. Per proteggerti puoi fare i buchi, però effettivamente poi rischi di rimanerci bloccato pure tu. Quindi, no, neanche qui sono al sicuro. Posso usarli anche per scendere, e però sbaglio io tasto, devo farlo dall'altro lato, perché a seconda del tasto fai il buco a sinistra oppure destra. E insomma, non fa proprio per me. È un titolo interessante, ma non è il mio genere. All'epoca, devo dire che nell'84 sarebbe stato molto ma molto apprezzabile anche per la grafica, però ci vuole anche un po' come i Bubble Bobble, un certo diciamo stile, bisogna riuscire a capire come si muovono i nemici, dove andare a intrappolarli. Poi loro escono, cioè se rimanessero bloccati lì e basta, sarebbe fatta. E invece no, è questo un po' il problema. Perciò, boh. Questo invece è il Saboteur
uscito recentemente. O meglio, il saboteur è sempre quello classico, l'originale. Andiamo a cercare. Dovrebbe essere dell'85, che appunto è un gioco abbastanza leggendario, ma diciamo che negli ultimi anni hanno fatto i porting sul PlayStation Store. Infatti potete trovare sia il primo, il secondo e l'altro mi sembra che si chiami Sio. Sì. Che sono la versione per così dire remastered con un pochettino di varie versioni. Sia dal punto di vista tecnico che grafico, questa invece è l'edizione Spectrum, quindi visto che l'hanno datato 2023, credo che sia proprio per il fatto che sono andati a prendere, credo con il permesso, la licenza, quello che è quella versione senza farti giocare le altre. Perché ad esempio il gioco era per ZX Spectrum e Commodore 64, ma le versioni che hanno fatto per PS4 nel 2020 contengono nuovi livelli, nuovi nemici, una nuova storia, perché appunto avevano fatto una versione diciamo Director's Cut, mentre questo dovrebbe essere l'originale. Tra l'altro, Antstream Arcade come, chiamiamolo, publisher, quindi credo che siano andati a ricostruire il gioco per Spectrum classico. E infatti, cioè, è la remaster di Saboteur. Credo che l'abbiano fatto proprio con l'autore originale, Clive Townsend. Perché con questi ringraziamenti, mentre appunto questa è la pubblicità dei saboteur che vi dicevo, l'uno, il due e il Sio, che sono disponibili per le varie console, PC e poi e anche per gli smartphone. Quindi questo effettivamente è un gioco completamente nuovo da un punto di vista tecnico e anche geniale perché va a ricostruire il gioco nella sua interezza senza modificarlo perché ripeto quelli che sono usciti per la nuova generazione nel 2020 sono delle versioni modificate con anche dei pezzi in più. Questo invece addirittura richiede l'uso del tastierino virtuale estremamente facile, sì, lo voglio estremamente facile. No, ho già sbagliato. Ok, perché devo anche arrivare nei punti giusti. Non mi ricordo come si fermava il cane. Sto per morire ucciso dal cane da guardia. E Saboteur è uno di quei giochi che ha ispirato Hideo Kojima a fare Metal Gear. E questo era estremamente facile. Andiamo poi i controlli.
prendo con la X e faccio tutte le azioni, col cerchio invece salto. E cioè, da un punto di vista puramente tecnico e strutturale, è una gran cosa, perché vuol dire che questo, a differenza di quello che ho già, perché fra virgolette l'avevo comprati quando erano finiti in saldo, questo è un'esperienza di gioco che anche l'autore identifica come più simile possibile all'originale. Quindi abbiamo preso adesso ok. Ah, ok, fine. La telecamera. È molto sensibile anche con il D-pad. Ok, perché bisogna, non mi ricordo come si buttavano giù i cani, perché c'era un modo per fermarli, sono inarrestabile. No. Ok, però insomma è un titolo che ha fatto la storia dei videogame, bisogna prenderci la mano, bisogna rientrare nel mood di come si gioca, ma il fatto che non sia semplicemente il porting di quello vecchio, ma una vera e propria remastered strutturata però per funzionare sullo Spectrum, quindi senza le modernizzazioni di oggi come fanno certe remastered, è a mio avviso incredibile. Mi fa sentire che questo servizio ha comunque un ottimo feeling con i giochi, perché non sono andati semplicemente a ripescare il gioco classico, ma in collaborazione con l'autore, visto che quando lo fai partire appunto c'è il logo di Unstream, hanno creato questa nuova versione. Quindi non solo vanno a preservare i giochi classici, ma addirittura ricostruirli, ed è una cosa per me incredibilmente figa, perché vuol dire che non sono semplicemente, chiamiamo, delle collection in serie, ma appunto c'è un certo amore per quello che stanno facendo, anche perché Saboteur era un titolo iconico per l'epoca, era stato un grande successo, e questa nuova versione, diciamo che è un titolo che riesce a riportare in auge appunto, o meglio, riportare i giorni nostri in realtà, poi dipende se chi lo prova avrà il piacere di provare a scornarsi con sto titolo. Non ci hanno fatto delle challenge, un po' mi dispiace. Ci sono gli score, ma per adesso poche persone ci hanno giocato perché l'hanno messo da pochissimo. E appunto io sono uno dei pochi, sono il terzo nella classifica globale. Poi man mano che la gente ci gioca, tra l'altro siamo tre della PlayStation e uno del PC, per così dire, che almeno delle altre piattaforme, perché PC e smartphone dovrebbero essere
accomunati e una volta tanto sono nel podio, sono il terzo a livello di punteggio. Fa figo, mi piace, mi fa sentire tosto. In realtà tra un paio d'ore sarò 600° come minimo. Infatti ci sono giochi che anche se faccio nelle sfide la medaglia d'oro sono appunto tipo a livello 300-400 di quelli che hanno provato. Però insomma non mi aspettavo che fosse appunto una vera e propria remastered. C'è scritto anche fra parentesi, però non mi aspettavo che avessero con l'ausilio appunto dell'autore realizzato questa nuova versione. Perciò, a mio avviso, Antstream Arcade riesce ad essere ancora meglio di prima, perché prima mi stava portando certi coin-op, certi arcade e vecchi giochi da computer casalinghi e vecchie console, e mi faceva molto piacere, ma questo mi fa proprio capire che ci tengono a riportare in vita i vecchi classici senza annacquarli. Infatti, a parte la funzione di salvataggio automatico e il salvataggio veloce che puoi avere tra slot, non c'è opzioni di rewind o vari cheat, né tantomeno di filtri per migliorare o modificare l'esperienza visiva. Quello che provi è il gioco effettivo. E insomma, non male. Sono due giochi che si sono aggiunti al catalogo, così facciamo il search. Adesso sono 1339 e tanta roba. Sono contento. Saboteur infatti è di una difficoltà disumana anche nella versione PS4, che ha appunto anche diverse diciamo aiuti per i filtri visivi, appunto nuovi livelli, altre cose. Questa invece è l'esperienza per così dire originale, certificata anche dall'autore, che ancora oggi, dopo 35 anni dall'uscita del gioco, anzi di più perché dell'85 l'originale, quindi ci sta davvero tanto. Sono 39 anni e probabilmente ha a cuore questo progetto, questo suo gioco. E questa nuova versione paradossalmente è appunto la versione definitiva del gioco originale. Graficamente a molti può non piacere, mi hanno appena rubato il podio, appunto, mi è arrivata la notifica lì in alto, però diciamo che a livello proprio di gioco è interessantissimo, anche perché giochi come Metal Gear, Splinter Cell, in realtà Splinter Cell deve molto, vabbè, dai romanzi, però il concept in sé è quello che deriva da Saboteur, il concetto di infiltrarsi e trovare armi e oggetti da utilizzare sul campo, scoprire i vari cunicoli, passaggi segreti per muoversi nella base senza mappa, superare le telecamere che se attivate facevano anche accorrere i nemici. Insomma, un gioco che per l'epoca era incredibilmente innovativo e ancora oggi non è affatto male. Quindi, se avete Antstream Arcade per qualunque piattaforma, vi consiglio di provarlo. Non fatevi ingannare dalla grafica retro, perché è un gioco che merita davvero tanto e che ha appunto tanto da dare. Vediamo, adesso sono quarto, perché in realtà è arrivato uno che ha giocato e ha fatto un punteggio più alto degli altri tre. Ok, bravo. E insomma, questa funzione anche dei punteggi, non solo delle challenge,
anche stimolante per cercare di giocare, ma ce ne vuole per riuscire a finire il gioco, per riuscire ad arrivare in fondo. E per fortuna c'è almeno il quick save per interrompere o per creare appunto dei punti di ripristino e riprovare, perché è un gioco che richiede molta, ma davvero moltissima sperimentazione. Perciò io ancora più di prima sono contento di aver sottoscritto il servizio a vita a Antstream Arcade. Spero che continui così, che la prossima settimana mi porti altre chicche, perché il fatto che questo sia appunto una vera e propria remastered di Saboteur realizzata con il benestare dell'autore è una cosa per me incredibile. Invece, Loadrunner 2 non mi dice nulla, è un gioco, come dicevo, sulla falsa riga di Donkey Kong, in cui ce n'erano tanti, ce n'erano tantissimi, anche Son Son, per dire. La Irem ha fatto un bel po' di giochi, però è più conosciuta per i suoi shoot 'em up che non per i platform e gli adventure, e ci sarà un motivo. Quindi, boh, questo per me è bocciato, infatti non l'ho neanche messo tra i preferiti, mentre Saboteur è tanta roba. Quindi io sono davvero contento di queste due new entry, o meglio di questa new entry in realtà, di una sola, sono davvero molto contento. Questo è un giochino tanto da provare, però questo è un gioco che meriterebbe di essere sviscerato e di riuscire a finirlo, diventare appunto così bravi da riuscire a compiere questa missione, che poi è praticamente uno stage unico, enorme, in cui ti devi muovere e riuscire a fare delle cose. Non era strutturata a livelli veri e propri, erano diverse sezioni della mappa per riuscire a compiere questa missione. Perciò, insomma, io sono strasoddisfatto, spero che questo video vi sia utile, anche perché appunto per adesso, finché trovo cose interessanti, ho deciso di farli e quindi al martedì cerco di pubblicarlo direttamente in giornata per sottolineare quali giochi sono stati aggiunti ad Amstream Arcade, perché da quello che hanno detto in generale aggiungono appunto due giochi ad ogni settimana, da quello che ho visto il martedì pomeriggio. Perciò può essere una rubrica fissa, un po' come quella dei Fighting Pass di Street Fighter 6, e quando capitano chicche come Saboteur, a me proprio scalda il cuore. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito sin qui e come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Direi che ribadisco quanto Antstream sia un servizio davvero incredibile e l'arrivo di questa nuova versione di Saboteur è una cosa eccezionale. Quindi davvero provatelo. Se avete il servizio, soprattutto Saboteur, andatevelo subito a giocare, così mi scalzate direttamente via dalla lista, però almeno provate uno di quei giochi che è veramente un titolo storico che ha rivoluzionato il mercato videoludico all'epoca. Perciò io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito sin qui, come al solito non ho altro da dire perché ormai diventa ridondante, però sono stracontento di questa cosa. Mi ha davvero scaldato il cuore, considerando che il 17 settembre sono arrivati anche i giochi per il PlayStation Plus Classic, di cui infatti già da domani dovrei pubblicare i video che sto diciamo anche lì elaborando. E questo mese a livello di retro gaming io sono davvero più che soddisfatto, sono in estasi. C'è tantissima roba, tanti giochi che alcuni appunto non conoscevo neanche, ma che sono fantastici e
meritano tantissimo di essere giocati e divulgati, perché molti appunto non li conoscono. Magari vedendo questo video conoscete Saboteur, vedete appunto che c'è anche una nuova versione modificata, però in quel caso sia su PlayStation, Xbox, PC e anche Switch, potete magari recuperarvi anche quella perché meritano di essere giocati, sono dei grandi classici. Insomma, io direi quindi che ho detto tutto, perciò vi saluto e vi aspetto al prossimo video.